this Christmas won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. Cari amici, eccoci giunti finalmente ai piedi di questo bambino. Buon Natale di cuore. Abbiamo camminato insieme in queste domeniche, chissà. Abbiamo cercato di accogliere gli appelli di Giovanni il Battista a preparare il cuore, a preparare la vita a questa novità, a questo dono di Dio. Forse ci siamo messi un po' in cammino insieme a Maria, dicendo il nostro sì, o meglio accogliendo il sì di Dio a noi, della sua fiducia, del suo amore. E questo Dio che da sempre, fin dai tempi antichi, aveva parlato agli uomini per mezzo dei suoi amici, di Abramo, di Mosè, dei profeti, finalmente ha deciso di venire lui. Non ha più mandato degli intermediari, è venuto lui, si è fatto carne, ha voluto mescolare la sua vita con la nostra, e questo è il dono più grande, è il dono più bello che il Signore ci ha fatto. Ce l'ha fatto perché ci ama, è venuto per amore, non c'è altra ragione, altro motivo, possiamo scervellarci. Ma il Signore Gesù si è fatto carne per amore, è venuto in mezzo a noi per amore, per aprirci la strada del cielo. Che bello! Allora possiamo anche noi andare fino a Betlemme. E andare fino a Betlemme vuol dire riconoscere il segno dell'amore di Dio, un segno semplice, un bambino che non fa paura a nessuno. Dio non ci vuole far paura, Dio ci vuole prendere per mano, ci vuole accogliere. Che bello che in questo giorno, lassù in cielo, tutti i nostri amici che abbiamo incontrato facendo i nostri salti lassù, sono in festa perché ci stanno dicendo: guarda che c'è qualcuno che ci ama. E se nella vita tu accogli questo amore, la tua vita fiorisce, la tua vita si apre. E allora vorrei augurarvi buon Natale con le parole di un altro testimone, è Suor Claire Crockett, andate a vedere chi è, ma diceva così lei: sono felice anche se ci sono giorni in cui molte cose mi costano, ma nonostante questo vale la pena dare la vita a Dio. Vedete, la vita cristiana è proprio questa, i nostri amici ce lo dicono, il Signore ce lo dice, è accogliere un amore, vivere un amore, e quando si accoglie questo amore non si può che donare agli altri, e la vita veramente diventa un dono a Dio. Ma quando la vita è donata a Dio, quando facciamo della nostra vita un dono a Dio, i fratelli sono coinvolti, perché ci sbattiamo, faremo di tutto perché questo amore, da questo amore nessuno rimanga escluso. Il Signore è venuto per tutti, è venuto fra i suoi, è venuto come luce, e a chi lo ha accolto ha dato il potere di diventare figlio di Dio. Cari amici, non siamo meno che figli di Dio. Vi auguro tanta tanta gioia, perché non si può non essere contenti di questo immenso e grande dono di Dio.